La rottura tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo nasconde un'inaspettata verità. Ecco cosa è stato svelato e tutti i dettagli. E, uno dei cantanti italiani che ha segnato il mondo della musica italiana grazie alla sua incredibile voce, è lui Gigi D'Alessio. Il noto cantante è stato uno dei primi a introdurre nello scenario musicale un genere fino agli anni 90 ignoto, ovvero quello neomelodico. Originario di Napoli, Gigi D'Alessio sin da bambino coltiva la sua più grande passione, la musica. Si iscrive così giovanissimo al conservatorio e a soli 21 anni consegue il diploma di pianoforte. Pochi anni dopo arriva a dirigere l'Orchestra Scarlatti. La vera svolta professionale però, arriva quando Mario Merola lo sceglie come suo pianista ufficiale. E, proprio con Merola che scrive, Cent'anni, interpretato da entrambi, brano che ottiene un enorme successo e decreta il passaggio di Gigi dal, dietro le quinte, alla platea in veste di cantautore. Da quel momento iniziano per Gigi una serie di successi che ancora oggi fanno di lui uno degli artisti più amati dagli italiani. Gigi D'Alessio e la sua vita privata. La vita sentimentale di Gigi D'Alessio è finita spesso al centro dell'attenzione mediatica. Dopo il suo lungo matrimonio con Carmela Barbato, dal quale sono nati tre figli, il cantante inizia la storia d'amore con Anna Tatangelo. I due inizialmente creano scalpore per la loro differenza d'età e per aver intrapreso la relazione quando Gigi era ancora sposato. Tuttavia la coppia resiste agli ostacoli e rimane legata dal 2006 fino al 2020. Dal loro amore nasce figlio Andrea. Oggi Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo hanno preso due strade completamente diverse. Lui ha ritrovato l'amore al fianco della bella Denise Esposito e lei nel giovane modello Narducci. Tuttavia dopo anni, sono emersi dei dettagli circa la loro relazione. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, la rivelazione. Quella tra i due cantanti è stata una storia abbastanza turbolenta, che ha visto il pubblico dividersi tra chi sosteneva il cantautore nella sua scelta e chi lo condannava per il suo tradimento. In tanti hanno infatti attribuito ad Anna Tatangelo la causa della fine del matrimonio di Gigi D'Alessio. La cantante infatti racconta come inizialmente tutti la giudicavano come una sfasciafamiglie esprimendo dei giudizi poco carini nei suoi confronti. Quello che però l'artista sostiene è che le cose non stavano così come la maggior parte delle persone credeva. Dopo anni di silenzio, la cantante oggi ha deciso di spiegare la sua verità, stanca di essere accusata ingiustamente. Anna ha ammesso che prima della loro rottura tra l'ex moglie e Gigi già non c'era più un rapporto, tanto da non salutarsi neanche alla sera, il momento in cui entrambi andavano a letto.